Amici, ci troviamo a Quaregna con Mauro Catia per il comune di Quaregna e Carmelo e Maura per il comune di Cerreto Castello. Perché comune? Perché le due amministrazioni, i due sindaci e gli assessori, insomma chi ha potuto, ha messo in vendita in occasione del mercatino dei mille affari a Quaregna quello che avevano in casa sostanzialmente, dei peluche. Hanno passato tutta la notte a fare le torte, quindi peraltro penso, immagino, nel polivalente di Quaregna, che ormai è lanciatissimo con le torte grazie ai corsi di pasticceria della FAPI, e mettono in vendita questi prodotti per ricavare qualcosa per il fondo di solidarietà. Fondo di solidarietà, e mi rivolgo al sindaco di Quaregna, che paradossalmente nel momento in cui la gente è più povera perché ha meno soldi subisce dei tagli. Allora, il fondo di solidarietà è stato istituito più che altro per far fronte alle esigenze più immediate e impellenti delle famiglie, quindi l'acquisto dei libri piuttosto che non pagare l'assicurazione o le bollette. Purtroppo però ci siamo trovati in una situazione con i trasferimenti che si sono ridotti al minimo ad avere questo capitolo ad importo zero praticamente, quindi abbiamo dovuto reinventarci, perché non possiamo permetterci il lusso di dire di no alle famiglie che ne hanno bisogno, e quindi in questo momento ci stiamo mettendo in gioco proprio per questo. Non avevamo altre alternative: o scendiamo in piazza anche noi e ci diamo da fare, o altrimenti è inutile che stiamo dietro le scrivanie sedute a domandarci che cosa possiamo fare. Prima interveniamo e poi vediamo. 75% del ricavato del banco dei due comuni va per il fondo di solidarietà e invece un 25% per altro. Allora, l'assessore Falla Caravino di Cerreto Castello ha dato questa idea che abbiamo accolto veramente con molto molto piacere. È stato accolto molto favorevolmente, perché oltre alle famiglie ci sono anche delle problematiche legate agli amici a quattro zampe e non solo, per cui abbiamo pensato che una proporzione di questo genere avrebbe potuto in un modo o nell'altro cogliere quelli che erano i problemi principali, famiglie e naturalmente con un occhio di rispetto anche nei confronti del mondo animale, che lo merita. Grazie allora alla sindaco di Quaregna, Cerreto Castello, Maura Caravino. Quindi l'idea degli animali è tua, sì, sostanzialmente. Anche perché in questo momento c'è, insomma, problemi per le persone, ma anche non bisogna dimenticare anche gli animali, perché comunque sono dei nostri amici, ci accompagnano durante la vita, e è giusto anche riservare un occhio di riguardo anche per loro. Un'iniziativa che spero che magari anche altri comuni prendano come ispirazione, perché comunque mettersi in piazza, mettersi in gioco per i cittadini, secondo me è la cosa migliore, essere vicini a loro dimostrandolo in prime persone. Sindaco di Cerreto, in questo modo si evita di alzare una tassa comunale per permettere comunque a un fondo di solidarietà di rimanere attivo, è corretto? Ma senz'altro, però diciamo bastasse questo, speriamo che possa funzionare bene. Abbiamo aderito a questa iniziativa, vediamo un po', sperando di avere dei buoni risultati, certo. Un po' per tutti, perché purtroppo i momenti sono difficili, non c'è niente da nascondere, e tutti i comuni stanno faticando a tirarsi avanti, e purtroppo stiamo aspettando che ci siano momenti migliori, sperando nel futuro. Va bene, dai, pensiamo positivo. Oggi è una bella giornata, il tempo ci accompagna, la gente sta affluendo al banchetto del comune di Quaregna e di Cerreto Castello. Ricordiamo anche che voi sarete attivi comunque quando c'è il mercatino a Quaregna, è corretto, Katia? Sì, la terza settimana di ogni mese noi ci saremo, daremo la nostra presenza, saremo qua, e va ricordato comunque che nel caso non riuscissimo a vendere le torte e le cose che abbiamo preparato al centro polifunzionale, destineremo tutto alla mensa dei poveri a Biella, per cui in un modo o nell'altro qualche cosa riusciremo sempre in ogni caso a combinare, ma noi auguriamo veramente che la gente accorra, che comprenda il messaggio, perché un euro soltanto per un peluche o anche soltanto per un piccolo gioco può veramente aiutare le amministrazioni, può aiutare un pochino tutti, è un gesto solidale a un euro soltanto. E grazie. Poi io che sono goloso posso dire che ormai Katia e Maura, grazie ai corsi di pasticceria, sono delle cuoche provette, quindi al di là del peluche venite a comprare la torta o a mangiare, certamente, una fetta di torta, certamente, con un'offerta libera. Da Quaregna, mercatino dei mille affari, è tutto. Grazie.